arrivare a capire tutte le analisi, ora qui la faccio un po' più breve, cioè l'analisi che Manlio e che Giulietto e altri ci fanno, per riuscire a veicolarle verso il denaro qualsiasi, bisogna riuscire a cambiare questa mentalità. Rischiamo veramente di non raggiungere, cioè rischiamo veramente di auto compiacerci magari di capire, ma se la grande massa, se la pubblica opinione non si sposta, non abbiamo sicuramente nessuna possibilità di successo. Io credo che per noi, per qualsiasi persona italiana, è più importante lavorare in Italia che andare a lavorare in Palestina o in altre parti del mondo. È fondamentale ritornare a lavorare nelle nostre comunità per cambiare, per creare un senso critico che possa dire a un governo quello che fai non va bene, come dice Chomsky spesso, cioè di informarci e di andare a dire a quella persona che abbiamo votato quello che stai facendo non è quello per cui ti ho votato, devi cambiare. Perché se no, come pensate che l'italiano qualsiasi possa capire concetti come le manipolazioni mediatiche per demonizzare i dittatori o altri casi in cui appunto bisogna giustificare gli interventi armati, come capire, come pensate che una persona normale, mio padre, come possa capire che se vada a dire che guarda che Daesh, l'ISIS è stata la nuova finanziatura americana, lui spesso mi guarda e già sai che non mi dice nulla, se no non andrei a dire che c'è fuori, non state con 50 anni. Ma bisogna ripartire forse così da tutte le generazioni, lo diciamo sempre, è una cosa molto difficile, però è lì, cioè se non cambiamo la mentalità imperialista che abbiamo detto noi, che noi stessi dobbiamo cambiare, se non facciamo quello tutto il resto è quasi inutile. Detto questo, l'esperienza di Pandora TV, e ricordo Giulietto proprio nel 2002 quando era la